Per la rubrica odierna di Associazioni in Onda, invece, abbiamo incontrato Elvira Marra, presidente dell'Associazione Orizzonte, che ci ha parlato delle iniziative prossime sul territorio. Orizzonte Onlus è un'associazione all'insegna della solidarietà che opera sul territorio salernitano e in specie cilentano dal 2002. Più che un'associazione, è un progetto attivo di cittadinanza aperto a tutti. Orizzonte Onlus è soprattutto un luogo dedicato alla solidarietà sociale e a quanti, diversamente abili, vivono situazioni marginanti. Per loro, da anni, soprattutto nelle scuole, sono attivi progetti educativi di reinserimento sociale, tra questi è Dioscuri, Amici per la pelle, specializzato nell'istituire laboratori culturali dove i normodotati e i diversamente abili alla pari si cimentano nella lavorazione e nella manipolazione di creta. E questi laboratori sono stati realizzati in ben 9 plessi del secondo circolo didattico di Agropoli con alcune delle classi delle scuole medie, della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Ogliastro Cilento. Tutti i prodotti realizzati durante i laboratori sono stati portati in piazza con uno stand organizzato dai volontari dell'associazione stessa e lo stesso prodotto, offerto al pubblico ad ogni stand, ha procurato dei fondi per la realizzazione delle attività programmate. A queste grandi manifestazioni se ne affiancano altri di Augusta Natura, che dedico all'approfondimento e alla conoscenza delle erbe, dei fiori e delle piante del territorio cilentano, alla riscoperta delle loro proprietà cosmetiche, alimentari o medicinali. E Cilento in cammino, i sapori dell'amicizia, che è una delle nostre manifestazioni del cuore, arrivata oramai alla sesta edizione, che si prefigge una duplice finalità: e sensibilitare la collettività verso gli altri ed i diversi, per instaurare quindi con loro relazioni amicali, sia valorizzare l'ambiente cilentano, le tradizioni e la cultura. Si svolge nel periodo estivo. Orizzonte oramai conta come 20 ragazzi con disabilità diverse per il periodo natalizio. Contiamo di riprendere i nostri laboratori di creta, ma soprattutto di introdurre una novità, quella della creazione del sapone. Inoltre, ricordo che come tutti gli anni, anche per questo Natale, ci stiamo organizzando per la lotteria di beneficenza sotto l'albero di Natale. La novità di quest'anno è la partecipazione del nostro caro amico Sergio Assisi, che sta facendo i salti mortali per essere con noi il 12 gennaio per l'estrazione dei premi.